Ciao a tutti amici e bentornati sul canale I consigli di Andrew Riker. Quest'oggi voglio parlarvi di un dispositivo OBD2, ovvero quegli scanner che servono per identificare gli errori sulla centralina del motore. In questo caso è il prodotto dalla ILC, è un prodotto economico ma veramente ben fatto e molto affidabile. Scopriamolo insieme. Ecco qua amici, allora questa è la situazione tipica in cui vi potreste trovare nel caso si accenda la famosa spia avaria motore, che adesso purtroppo non si riesce a distinguere molto bene perché questa è una Yaris seconda serie e avendo il cruscotto digitale praticamente fa parecchio riverbero di luce e quindi fa difficoltà ad avere la messa a fuoco, però diciamo che in linea di massima ecco riuscite a vederla, questa qui vedete? Allora, questo dispositivo di cui parliamo oggi serve praticamente ad azzerare questo tipo di spie. Attenzione, questo azzeramento lo potete fare, ma non è che necessariamente vi elimina il difetto. Diciamo che è una soluzione momentanea per non avere la spia accesa, però nel caso si ripresenti è consigliabile comunque richiedere l'intervento di un'officina meccanica per risolvere il problema. Spesso e volentieri, diciamo, questo tipo di segnalazione sono dovute a dei sensori posti sul motore, quale potrebbe essere un bulbo di temperatura, come quello del bulbo della temperatura del liquido del radiatore, oppure qualche altro sensore dell'olio, tutte cose, diciamo, che hanno una natura elettrica, però anche meccanica. Quindi, diciamo che almeno 8 volte su 10 sarebbe anche possibile fare un intervento fai da te, comprando il pezzo dal lato ricambi e sostituendolo per conto proprio. Ovviamente questo è fattibile nel caso abbiate un minimo di manualità, se non avete mai messo mano su un motore, forse è il caso che non lo facciate, perché comunque bisogna avere un minimo di conoscenza di come funziona un po' la meccanica del motore, anche se non particolarmente avanzata, però diciamo almeno le basi per evitare di fare qualche danno. Perché comunque spesso questi sensori sono posti in punti del motore magari difficilmente accessibili, quindi magari è necessario smontare, che ne so, un filtro dell'aria, quindi tutte cosette facili, però se uno non l'ha mai fatto magari si può trovare in difficoltà. Quindi prima di operare, chiaramente pensate bene a se siete in grado di farlo, aprite il cofano, date un'occhiata. Siate sempre ordinati quando smontate la roba, soprattutto per quanto riguarda le viti e bulloneria, mettetele in modo ordinato in maniera da saperle riconoscere a quale pezzo del motore erano attaccati e in quale ordine soprattutto. Detto ciò, passiamo a vedere un po' come funziona. Allora, come vi dicevo, questo dispositivo, una volta che voi lo collegherete, ogni macchina chiaramente avrà la presa per collegarlo, situata in posti diversi. Ma con una breve ricerca su Google ormai sarete in grado tutti quanti di vedere il vostro modello di vettura dove è posizionata questa presa. Infilerete il dispositivo all'interno della presa, accenderete il motore, lo farete girare per alcuni minuti, anche 1 o 2 minuti, molto poco quindi. Aprirete l'app che sceglierete di utilizzare, e di queste ce ne sono diverse che poi linkeremo. Una volta aperta l'app e collegato il dispositivo, che di solito hanno diverse modalità, che può essere quella del Bluetooth o un wifi proprio del dispositivo a cui collegare il telefonino, questa app elaborerà il difetto che viene registrato dalla centralina elettronica del motore e sarà possibile visualizzarlo sull'app. Poi, in base a quello, una volta identificato, di solito viene mostrato un codice numerico e una descrizione, diciamo, sommaria del difetto, altre volte viene rimandato a un link che vi porta su una pagina internet dove viene spiegato più in dettaglio. Questo dipende molto dalle app che utilizzate, che ce ne sono diverse, sia gratuite che a pagamento. Però, diciamo, una volta fatto quello, identificato il problema, voi sarete in grado, chiaramente questo varia da app a app, di selezionare il
sistema di azzeramento del difetto, e in quel caso poi spegnete il motore, staccate il dispositivo e il problema è risolto. Ripeto, se poi la spia si dovesse riaccendere, allora lì in quel caso non è stato un falso contatto, ma ci sarà da sostituire chiaramente un pezzo, quindi in base al difetto che vi aveva segnalato deciderete voi se cambiare, che ne so, magari il bulbo che vi ha identificato, perché magari avete visto che sarete in grado di farlo, oppure se invece sarà necessario un intervento più specifico, perché magari il difetto riguarda una componente magari elettronica più sofisticata, e in quel caso magari serve l'officina specializzata. Però diciamo che in linea di massima, per chi si vuole cimentare, questo dispositivo, dal costo veramente irrisorio, vi potrà far risparmiare dei soldi, perché se vedete che è una cosa che riuscite a gestire da soli, alla fine con pochi euro riuscirete a risolvere il problema della vostra vettura. Ok, bene. Bene, in questo caso procediamo. Come dicevo, questa è una Yaris seconda serie e lo slot per la scheda OBD2 è qui sotto. Chiaramente va inserita bene. Ecco, come vedete il dispositivo comincia ad accendersi pian piano e poi procediamo all'accensione del motore. Ecco, come vedete adesso il dispositivo sta elaborando. Lo fate girare per circa un minuto in questo modo e alla fine sarà possibile visualizzare sull'apposita app il risultato, quindi il codice di errore. Vedete? Chiaramente in questo caso il dispositivo ha una funzione wifi, io l'ho collegato con il wifi del telefonino direttamente, praticamente esce fuori un segnale SSD direttamente con il nome del dispositivo, quindi basta cliccare su quello, sulle connessioni wifi, e si collega in modo automatico. Ecco qua, come potete vedere la spia è accesa, adesso effettuerò l'azzeramento. Ecco qua, come potete vedere la spia è azzerata, quindi il problema è momentaneamente risolto. Se in caso dovesse ripresentarsi, ovviamente sarà necessario un intervento tecnico più specialistico, quindi sarà richiesto magari intervento in officina, a meno che, ripeto, non sia una cosa risolvibile anche con il fai da te, sempre per chi è in grado. La cosa importante da ricordare è che questo dispositivo va usato assolutamente a macchina parcheggiata, quindi non lo fate quando siete in movimento, perché chiaramente potreste avere delle difficoltà poi con la guida del veicolo, potrebbero causare anche incidenti, perché vi potrebbe creare problemi magari di funzionamento al veicolo, quindi mi raccomando, solo quando siete fermi, proprio per una questione di sicurezza. Bene, io ve lo consiglio perché se siete fortunati magari riuscirete a eliminare il problema alla vostra vettura spendendo solo pochi euro. Chiaramente è una scelta personale, perché è dedicata soprattutto agli amanti del fai da te, ed è comunque secondo me una cosa molto utile per chi come me magari si arrangia un po' e cerca di risolvere i problemi in maniera autonoma. Il dispositivo ha un prezzo veramente concorrenziale e spesso diciamo se lo trovate su Amazon Choice, quindi viene consigliato da Amazon, e io vi direi che provatelo, perché è veramente di facile utilizzo e può risolvervi il problema in un batter d'occhio. Vedete? Qui adesso è ancora funzionante, chiaramente il problema adesso l'abbiamo risolto, quindi io lo disattiverò. Ok? Grazie a tutti per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao 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 ciao!
Thank you.